Visto che parlavamo di America e di Europa, potremmo ad esempio fare vedere i Turbo Unlimited, che diciamo, sono un prodotto che abbiamo lanciato da poco e che rappresenta un pochino una evoluzione, eccolo qua, dei Turbo normale. Allora, si tratta di prodotti a leva, quindi consentono agli investitori di investire solo una parte del capitale, perché sostanzialmente tutto quello che arriva fino al livello di strike è finanziato dall'emittente, e consentono di investire sui principali indici europei e americani. Quindi, ad esempio, se io volessi investire, diciamo, puntare un pochino, credere a un ulteriore rialzo del mercato americano, potrei andare nella sezione del sito Turbo, selezionare gli Unlimited Long, e all'interno della categoria indici trovo una scelta piuttosto ampia che va dall'S&P 500 e al Dow Jones, al Nasdaq per quanto riguarda l'America, ma anche una serie di indici europei. Ad esempio, se io volessi puntare appunto sul Nasdaq, avrei una serie di Turbo Unlimited che posso ad esempio ordinare per leva. Quindi in questo momento, ad esempio, li ho ordinati della leva più bassa rispetto alla leva più alta. Come funzionano? Innanzitutto, consentono di investire anche una piccola parte del mio portafoglio, perché come vedete, il prezzo di acquisto è molto basso, parliamo di pochi euro, e questo è fatto proprio apposta per consentire un'esposizione limitata anche per portafogli più piccoli, non necessariamente per portafogli istituzionali. Una cosa che vi faccio notare è che naturalmente a livelli di leve più alti corrispondono livelli di, diciamo, di barriera, che corrispondono sostanzialmente con il knockout, più lontani. Quindi una barriera a 9 corrisponde a un livello di knockout più vicino rispetto ai corsi attuali del Nasdaq, rispetto ad esempio a una barriera ad esempio 7.433 punti, che corrispondono a leva pari a 3. Questo perché naturalmente ha un prodotto maggiormente rischioso, corrisponde anche appunto a una leva più alta e un prezzo, un denaro lettera più basso, proprio perché un prodotto più rischioso naturalmente ha un valore inferiore. Come funziona il prezzo di questi strumenti? Ma ad esempio possiamo andare a vedere il Turbo Unlimited sul Nasdaq, che ha in questo momento una leva intorno a 6,76. Allora, qua parliamo di un prodotto long, quindi il prezzo è piuttosto semplice da calcolare perché è dato dalla quotazione attuale del Nasdaq, quindi 10.601, meno il livello dello strike, quindi 9.042, fratto la parità, che è sempre rappresentata da 100, moltiplicata per il cambio euro-dollaro. Ecco, se faccio questo calcolo mi ritrovo un po' al mid, cioè al prezzo che sta tra il denaro e la lettera. Questi prodotti, dicevo, sono un po' un'evoluzione dei turbo perché non hanno una scadenza. Quindi, a differenza dei turbo che hanno una scadenza tendenzialmente a 6 mesi, non hanno appunto, sono open-end, non hanno alcun tipo di scadenza. E hanno anche un'altra caratteristica che, se volete, li rende più simili ai mini future, che è data dal restrike, cioè non avendo una scadenza, questi prodotti prevedono un costo di finanziamento giornaliero che viene sottratto appunto ogni giorno al livello di strike, a livello di barriera. E è una percentuale molto piccola, per cui naturalmente se io lo detengo in portafoglio un unico giorno, mi verrà sottratto a quella quota parte. E questo si può vedere anche molto chiaramente dal sito, ad esempio cliccando sul livello di strike. Ecco, se clicco sul livello di strike,
si vede proprio in maniera molto trasparente come ogni giorno il livello di finanziamento viene aggiornato di una piccola quota a parte. Quindi direi che il pricing è estremamente trasparente.